C'eravamo tanto amati, si potrebbe sintetizzare con queste parole l'esito del Consiglio Comunale di Sala Consilina tenutosi ieri sera. Il riferimento è al sindaco Gaetano Ferrari e al consigliere di opposizione Angelo Paladino, i due entrambi appartenenti al Partito Democratico e negli anni scorsi insieme nel portare avanti i progetti comuni per Sala Consilina, ieri sera metaforicamente se le sono date di santa ragione sulla maggior parte dei punti posti all'ordine del giorno. Unici punti che hanno visto votare insieme in maggioranza e opposizione sono stati l'approvazione di una modifica al regolamento di distribuzione dell'acqua potabile. Voto unanime c'è stato anche su una proposta di variante al piano regolatore presentata da un imprenditore e sulla proposta di delibera di intenti della minoranza per la redazione del piano traffico cittadino. Gli scontri più accesi hanno riguardato invece le variazioni proposte al piano triennale delle opere pubbliche, dove la minoranza ha tirato in ballo l'acquisto da parte dell'amministrazione di Palazzo Fiordelisi, acquisto che per la minoranza avrebbe impedito la realizzazione del plesso scolastico nella frazione Trinità. Sul punto il sindaco Ferrari ha precisato che i soldi accantonati per la realizzazione del plesso scolastico non erano sufficienti per portare a compimento l'opera. Scintille tra i due schieramenti anche sull'argomento dei lavori di metanizzazione proposto dai consiglieri di minoranza. Secondo questi ultimi sarebbe stata favorita un'azienda siciliana per gli allacciamenti nelle abitazioni, penalizzando gli installatori locali che nel frattempo si sono costituiti in consorzio. Accuse queste rispedite al mittente dal sindaco e dal suo vice Cartolano, che hanno sostenuto di aver agito sempre in modo tale da garantire la libera concorrenza. Su una proposta di delibera in merito alla metanizzazione c'è stata anche una spaccatura tra i consiglieri Galeano e Paladino. Il primo avrebbe voluto eliminare un punto per far sì che la stessa venisse approvata, ma ha trovato la ferma opposizione di Paladino e la proposta è stata bocciata.